grande gioia, questo è sicuramente la nota, no, maggiore, un sentimento assolutamente di gratitudine nei confronti di tutta la comunità che diciamo, si è raccolta intorno a Leonardo e nell'esprimere questo segno dell'intitolazione. Senz'altro continuare nel segno e, come dico io, nell'eredità di bene lasciata da Leonardo, con tre parole che sono quello del custodire, conservare e coltivare. E in tal senso c'è anche l'idea proprio anche a breve di individuare un evento a cui chiamare veramente tutta la collettività che gli ha voluto bene. Io credo che pochi personaggi abbiano avuto una intitolazione in tempi così veloci, ma proprio perché ce lo richiedeva l'intera città. Poi fortunatamente abbiamo avuto anche la deroga da parte del signor prefetto, che ringrazio, che è qui presente a condividere questo momento. Davvero tutti si riconosce il valore grande del Leo e di quello che nella sua esperienza di vita è riuscito a trasmetterci, ed è bello pensare che quando verremo qua, e in tanti lo fanno ogni giorno, a trascorrere del tempo, si possa rivolgere un pensiero non solo a Leo, ma anche appunto a quel messaggio di coraggio, di tenacia, di positività che poi è un po' la sua eredità. È stato un esempio per tutti. Sì, effettivamente la norma prevede che quando una persona è morta da meno di 10 anni deve essere autorizzato dal prefetto, ho sentito anche il parere della deputazione di storia antica, quindi ringrazio anche la presidentessa che ci ha fornito subito il parere e insieme siamo stati subito d'accordo nel fornirlo subito. Ringrazio la famiglia per essere qui e per l'esempio che ci ha dato Leonardo Cenci, che sicuramente è stata una persona importante per la città di Perugia. Mi ricordo quando decise di dar vita all'associazione che mi invitò a una prima assegnazione di maglie da calcio che per dare diciamo, aiuto all'associazione, penso che erano ormai 6 anni fa. E ti devo dire, una giornata importante, lo ricordiamo, il Comune di Perugia secondo me ha fatto una cosa bellissima perché rimarrà vita tra noi, un ragazzo straordinario, pieno di energia e sicuramente un esempio per tutti. Beh, la città si è medesimata in Leonardo, è l'eroe dei tempi moderni della nostra città perché ha dato con una grande forza d'animo un esempio che ha coinvolto tutti, ma non solo per l'esempio del fatto di aver fatto grandi prove sportive, ma perché proprio era tra la gente, cioè aveva una forza d'animo che coinvolgeva tutti, e quindi veramente la città è immedesimata in lui, ed è giusto che il percorso verde, che è un po' il simbolo dei tempi moderni della città, sia dedicato a lui.